Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Replicheremo in nessun caso quel modello. Fare o meglio disfare presto. All'ordine del giorno del primo Consiglio dei Ministri dopo la fiducia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mette tre punti e un messaggio politico. Discontinuità, primo bersaglio la gestione della pandemia. L'informazione è corretta. La prevenzione e la responsabilizzazione sono più efficaci della coercizione in tutti gli ambiti. A partire dalla revisione dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, medici e infermieri Novax, che potrebbe portare a un colpo di spugna anche sulle sanzioni. Dopo oltre 2 anni e mezzo di pandemia, non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid. C'è poi il menù giustizia, un decreto legge per salvare l'ergastolo ostativo dichiarato incostituzionale dalla Consulta e rinviare a fine anno l'entrata in vigore della riforma Cartabia, ma con la garanzia, così dice Chigi, di non mancare le scadenze del PNRR. Le fatiche principali la Premier ce le ha ancora in casa. Vedi alla voce Matteo Salvini, sottotitolo Annunciare gratis. Il leader del Carroccio ha cominciato con l'innalzamento del tetto al contante, galvanizzando i suoi. Musica, perché dimostra che questo governo ha un approccio diverso, che non considera ladri tutti quelli che vanno a fare la spesa. E continua, si esercita, anticipa, rilancia in questi giorni su tutte le materie. Estensione della flat tax, contrasto all'immigrazione, flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. E ovviamente la promessa delle promesse. Realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Salvini è già troppo attivo, mi pagano per essere attivo, cosa dovevi stare a casa a giocare a burraco? Sembrava poi con l'intervento al Senato che almeno Berlusconi avesse smesso di far vacillare il dichiarato sostegno dell'esecutivo all'Ucraina. Su questo la nostra posizione è ferma e convinta. Invece no, mancava l'ultimo libro di Bruno Vespa, a cui il fondatore di Forza Italia avrebbe detto che se a un certo punto l'Ucraina capisse di non poter più contare sulle armi, Zelensky forse potrebbe accettare di sedersi al tavolo per una trattativa. Un ottimo argomento di conversazione per il primo viaggio all'estero della neo-premier. Giovedì, destinazione Bruxelles, dove incontrerà i vertici delle istituzioni europee.